Mi apra il cancello, Mills. Ah, mi sa che non mi sente, aspetta fuori. Allora, andiamo un po'. L'uniforme apparteneva al signor Smith, il povero agente trucidato durante l'attacco dell'Osma Santeta, se lo ricordate. Siamo leggermente il volume, se non si sente un cazzo. Beh, ti porto da mangiare, mo' lei è evidente. Lo abbatta. L'ho dovuta smacchiare per bene per togliere tutto il sangue e i resti di piombo. No, John Blake, no. Allora, che abbiamo qui? Che succede? Salve. Salve. Allora, questi due? Allora, ho già verificato con la centrale, gli identikit, eccetera. A parte il fatto che si sono traditi da soli con i documenti in tasca, si sono spacciati per guardie carcerarie. Volevano far evadere il signore che c'è dentro. Ah, e chi è il signore che è dentro? Ho già proceduto a disarmarli. Che un agente dell'Adam 36 mi ha appunto informato che delle guardie della sicurezza che ha trovato per strada, l'hanno fermato per strada, gli hanno detto che dovevano trasferire un prigioniero dalla prigione di Stato a quella locale, gli ho detto aspetta che vengo a controllare, abbiamo fatto un controllo appunto, abbiamo chiesto alla centrale eccetera, in pratica hanno uno, l'uniforme dell'agente Smith che è stato trucidato l'altro giorno dai Los Matazetas. L'altro non ho idea di come si sia procurato la divisa, però fatto sta che è palesemente falsa e... Facciamo una cosa, spostiamoli qui all'interno, nel salone principale intanto. D'accordo. Allora, scorta giocatore. Una cosa, cambiamo la macchina della Sierra Oscar, onde evitare i problemi, ve l'avevo già detto. Gliel'ho detto più volte a lui, però ancora non l'ha fatto. Che poi, se proprio non c'è tempo di fare la skin, basta che cambia l'auto che spawniamo. Sì, sì, infatti. Alla fine basta cambiare il nome nella stringa dello script. Vediamo un po'. Allora, mi ricordo male o le vostre facce nel dipartimento di polizia non le ho mai viste? Magari l'ha visto. Senta, ci sta, l'età sta avanzando. Te lo ricorda l'agente Smith trucidato durante l'assalto di Los Matazetas, questo uniforme è stato la sua. È resuscitato. Ah, ma lei si diverte a fare il furbo, vedo, no? Cioè, lei in un pozzo di merda sta affogando e continua a fare il furbo? Se non lo sceriffo attualmente non è disponibile. Ho dovuto smacchiarla per 2 mesi per togliere il sangue. Ok, allora, Mills. Sto arrivando comunque, ragazzi. Dica, allora, questo signore ben poco saggio ha ammesso il reato. Diamogli l'ergastolo, massimo della pena. Apro la cella. Ok. D'accordo. Allora, intanto apriamo la cella. Io non ho indossato con l'uniforme, sto indossando l'uniforme di una guardia. Aspetti che porto dentro tutti e due. Non so nemmeno a chi appartenga, l'ho rubata a uno. Cioè, il bello, un tempo i criminali stavano zitti, ora si taggano su Facebook. Che generazione. Vecchi tempi di Al Capone. Principale. Ok. A me il sceriffo non dice niente, mi vuole tanto bene. Arrivo, anche per lei. Ecco. Allora, apra la 1. Per dargli l'ergastolo come si fa? Qual è il comando? Non lo so, però c'è tipo arresto per un'ora se giro la rotella. Ok, arresto per un'ora, vai. Va bene. Aspetta, allora. Apra la porta, vado su io, li ai comandi e vedo lei. Allora, no, portali. Allora, fai una cosa, portali direttamente all'entrata. All'entrata qui, nell'atrio dove eravamo prima. Sì, perché vanno portati fino a lì e gli devi dare la pena di un'ora. Proviamo. Ah, ok. E quell'altro. Prova un po', mettili qui davanti alla porta e prova a girare la rotella. Guarda se ti dà tipo un'ora. Qui. No, lo dava fuori. Allora, prova fuori. Qui. Tanto è tutto chiuso, non possono scappare. Ecco uno. Qua, arresta per un'ora. Vai. A me non lo fa fare, mi sa no. Ok, no, non lo fa. Allora, signore, venga con me. Se guarda da questa parte di qua, durante la sua attesa ci sono delle bellissime rocce da spaccare. Se si vuole fare un po' le braccia. No, ce l'ho già abbastanza allenate dalle seghe. Allora, se vuole allenare con le seghe in cella, la portiamo dentro. Vuole spaccare 2 rocce, che vuol fare? Se mi date magari qualche film, qualche poster carino, magari torno in cella. Ok, diamogli l'ultimo film di Moana Pozzi prima che morisse, vai, portiamolo dentro. Ok. Segua la gente, cortesemente.
Allora, apro la cella numero 1, metticelo dentro. La sua cella, questa qui aperta, entri pure. L'altro lo arresto normalmente? Dimmi te quando chiuderla. Allora, ok, puoi chiudere la cella 1 che è dentro. Allora, intanto, interroghiamolo. Salve, lei invece signore ha qualcosa da dire? No, so solo che il mio sceriffo io la conosco. Mi conosce? Perché mi conosce? Tutti mi conoscono nella contea. Diciamo, beh, lo sceriffo. Ogni tanto ho avuto qualche chiacchierata con il signor Salvatore, nipote di qualcuno. Ah, il signor Salvatore Marino. Aspetta, stiamo facendo un interrogatorio in carcere. Esatto. Sceriffo, visto che ormai sono qui dentro e non posso più fare nulla, si ricorda quella notte, quella in cui, diciamo, è morto? Gli ganchi perlomeno, almeno riesce a girare la visuale fuori al RP. Quando è stato rapito, mi ricordo, bei tempi. Allora, lei è in combutta con il signor Marino? Diciamo solo che ho avuto qualche chiacchierata con lui, nient'altro. Ah, nient'altro, va bene. Sto a spawnare l'auto. Qual è stato Mills? Anche lui ha sparato a degli agenti e si è messo l'uniforme, vedrai per lui, forza. Lui, non lo so, non hanno sparato nessuno dei due, neanche un colpo hanno sparato, si sono presentati come agenti all'ingresso, appunto. Ma perché vi siete presentati come agenti guardie carcerarie all'ingresso della prigione? Cosa volevate fare? Ah, ci volevamo fare un gioco. Secondo lei, agenti, che siamo stati arrestati. Va bene, mettiamo dentro anche lui, dagli soltanto mezz'ora. Buttacelo normalmente. Appena normale. Allora, apra la 2. Ok, chiuda quando vuole. Ok. Perfetto. Cosa facciamo? Si chiama una pattuglia per stare al carcere? Adesso se aspetta 2 minuti qua vado a recuperare il mio collega e sto qua io con lui a fare la guardia carceraria al massimo. Va bene, vai, aspetta io qui. Ok. La macchina mia è parcheggiata fuori, esce dalla porta. Sì, chiudo le porte. È fuori la mia macchina. La porti dentro. Vai, la sposto dentro. Allora, giriamo. No, magari farlo saltare, no. E no, magari farlo saltare ancora una volta, no. Allora, andiamo a prendere la mia. Guarda che le chiudo il cancello questo qua in fondo. Sì, grazie mille, entro. Allora, com'è bello il nuovo carcere, mi piace veramente da morire uno sbotto, ha fatto un lavoro disumano ninja, bellissimo, al solito, vabbè, come tutte le cose, non è che c'è tanta differenza con le altre. Chiudiamo e andiamo a sentire un po' sti signori in carcere, li spezzo fra che poco. Allora, andiamo. Allora, dicevamo dove eravamo rimasti. Lei conosce il signor Salvatore Marino e tutte e due vi siete vestiti da agente di polizia per far evadere qualcuno dal carcere, vero? Voglio sapere il nome. Si chiama... Piuttosto mi ammazzo. Si chiama? Piuttosto mi ammazzo. Lei sta giocando con il fuoco, signore. Io le faccio prendere l'ergastolo. Lei non esce più di galera se continua così. Sceriffo, vuoi vedere che se faccio una chiamata al mio avvocato tra 20 minuti io sono già fuori. Il suo avvocato? Ma, e chi sarebbe mai? Perry Mason? Better Call Saul? Potrebbe anche essere. Lei è in una situazione, io direi, alquanto particolare. Cerchi di non aggravarla. Lei invece che guarda le grate del cesso? Ha qualcosa da dire? Decente. L'ultima volta che l'ho chiamato doveva presenziare in tribunale, lo avevo pagato prima, gli avevo dato qualche 500.000 dollari, l'ho chiamato, a fine chiamata mi ha dato tipo, ho pagato 5 euro di tariffa perché c'erano
Era una chiamata intercontinentale, non capisco dove sia finito, ma da quel giorno non l'ho più rivisto. Ma gli avvocati sono tutti così. Infatti avvocati nelle due contee non ce n'è. E sarà anche un motivo, no? Ormai pensano soltanto ai soldi, non gliene frega più niente del lavoro. Avvocati, gentaccia. Allora. Ricorda quella barzetta, la sala, la differenza fra un leone e un avvocato. Qual è? Qual è? Non lo so nemmeno. A fango. Allora, andiamo fuori a prendere. Lo passa per favore, sceriffo. Mettiamoci subito il silenziatore d'ottica nel caso provino. Tanto diamo una controllata. Ma io allora d'aria me la farei comunque, eh. Vuole farsi l'ora d'aria? Almeno mi vado a fumare una sigaretta, dai. No, no, fumare sigaretta niente, non è che siamo all'albergo. Se lei qui vuole fare l'ora d'aria va a spaccare le rocce. Va bene, faccio l'ora d'aria, dai. Ok, le apro. Si presenti qui davanti alla grata e non esca fino a che non scendo. No, ti sparo, Marimman. D'aria, sul serio. Allora. La sua è la 2. Ok, avanzi, avanzi qua. Lentamente. Oh, pure io la voglio fare l'ora d'aria. L'ora d'aria te la sei fregata. Te l'ho data prima, non l'hai voluta. Seghe. Ora di qua a destra. Ma ho finito. La conosco bene, la prigione. Si vede già da come cammina. Laggiù in fondo, si rifaccia un po' le braccia. Hai visto? Grazie, grazie. Ma ha finito, agente, posso. Sceriffo, posso uscire? Finito cosa? La tua pena è appena iniziata. Che è finito? Finito di cosa? Di farmi. Oh, ma ecco le pattuglie, le vado ad aprire. Serra Oscar, aprite voi che ho un carcerato in ora d'aria. Sì, sì. A vedere un po'. Io vi direi vi darei un consiglio. La prossima volta che venite al carcere con uniformi della polizia, almeno venite un po' di più, armatevi meglio, non venite in due così. Ma dovevamo fare dovevamo fare una cosa molto tranquilla, sceriffo. Non potevamo venire ad armi spianate, deve capire. No, no, capisco, capisco. Però venire in due così, insomma, è stata un po' una mossa azzardata. Ma non spacchi le rocce? Lo so, abbiamo deciso al volo. L'ora d'aria serve per... No, serve per spaccare le rocce. Già fatto. Ah, solo spaccare le rocce. L'ora d'aria cos'è? Per andarsi a fare una corsetta e trombarsi una bella bionda? Non ho capito io. Beh, veramente io dovrei arrivare laggiù. Andiamo. Puoi tornare a spaccare le rocce. Andiamo a correre, hop 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 hop, hop. March. Sono inciampato. Lo so, l'ho detto al giardiniere di tagliare l'erba, ma non ha capito un cazzo. Buongiorno sceriffo, siamo. Buongiorno, buongiorno agenti. Che è? Va bene. Se vuole tornare di pattuglia, ci siamo qui. Ok, e quello laggiù in fondo è nell'ora d'aria, quando ha finito di spaccare le rocce rimettetelo dentro. Ok, l'altro invece sta nella cella? L'altro invece è sempre in cella, sì, è lì che si fa le seghe. Ok. Buon lavoro, a dopo. Rogers. Lavoro, sceriffo. Per ora posso allenare anche l'altro. Ma mi dovevi dire questo? Mi hai chiamato per dirmi sta stronzata? Yes. Aspetta, aspetta, fermo. Fermo, fermo, che ti voglio prendere per bene nella coscia, fermo. Allora, invece di dire stronzate, vai a rompere le rocce, invece di rompere le palle. In questo carcere si frantumano rocce, no, non le palle dello sceriffo, le rocce, quelle. User in your channel timed out. Sì. Sceriffo, sembra esserci un veicolo all'interno del perimetro della prigione, controllo. Ok, diamo un'occhiata.
Dovrebbe... è lì proprio subito fuori dal perimetro, sembra sentire una voce subito fuori dal primo cancello, controllo. Vado su alla torretta, stai attento, non ti avvicinare, nel caso tiro a copertura. Dalla torretta si vede nulla, comunque. Come non si vede nulla? C'è una macchina fuori dal perimetro che si è fermata. Sceriffo, mi riceve? Sì, ricevo, sono con la radio personale. Sì, sì, la sento. Siccome sono appena respawnato perché sono morto, potrei andare verso la banca, tanto dovrebbe finire il New Life. Sì, 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 finito il New Life, sì. Mettere mani dietro la testa. 10-4. Mettere mani dietro la testa. Qual è il tasto? Mettere mani dietro la testa, si trova nel perimetro della... è backspace, ed è. Rimanga giù. Non si muova. Quello lì che stava provando ad entrare è l'amico di quello che abbiamo messo dentro in cella 3. Ok, ce l'ho, l'ho manettato. Che ne facciamo? Mi chieda informazioni, Mills. È comunque l'amico, mi è venuto prima addosso con la macchina per errore. Allora, cosa ci fa lei qui ora? Perché mi deve parlare con un agente. Sceriffo, chiede di parlare con lei. No, ma abbiamo già parlato prima, abbiamo già parlato, non ho niente da dirgli, mandatelo via. Allora, niente, la pena minima è mezz'ora. Per cui... a me un poliziotto, quando mi aveva fermato, mi aveva detto stai attento che ti mettono a 10 minuti, che è quella più minima, se no ti metto quella massima. E quella massima è un'ora, quella minima è mezz'ora. Basta con questo attacco di sciolta, basta! Guai a lei se entra di nuovo all'interno di quella recinzione. Okay. Giulietta! Giulietta, che cazzo, ma questo ributtatelo dentro come mai ali, Dio buono. Oh, Giulietta! Mamma mia, Giulietta. Ora vado giù lo stronco, Dio buono. E allora lo faccio correre come una papera. Oh, sobriao. Ascolti, Giulietta, lei deve spaccare le rocce, glielo ripeto per l'ultima volta, poi la ributto dentro. Danno i cavalli del motore della sua macchina. Ai miei tempi c'erano altri criminali, non c'è più legge. Ormai. Porca troia, ormai fanno criminali a 12 anni, c'hanno già la sigaretta in bocca e la pistola in mano, porca troia. Colpa dei genitori. Esatto. Non li hanno educati per bene. Non li hanno educati per bene e vengano su così, la vedi? Questo ragazzo era una promessa del rugby, invece in carcere a 13 anni, porca troia. Promessa del rugby. Se ha questo problema di stomaco la vedo dura. Appunto, però faceva meta col culo. guarda che se te corri scurreggiando, acceleri la tua velocità di 0,001 km/h al secondo. Davvero, non è uno scherzo. Quindi questo andava. Non piacerebbe taserarlo così, giusto per il... però hai buggato il taser. No, no, che poi collassa, muore questo, come minimo. Ci chiedono anche danni. No, se lo taseri, ma informazioni sul cane proprio succede il peggio. Qui ad Anzette.